La seconda domenica di sfilate è passata, adesso si pensa con la mente alla prossima domenica. Naturalmente, se ci sono delle variazioni, siete stati contattati, avete fatto qualche aggiustamento sul percorso, sull'esperienza anche di quello che si è vissuto le due domeniche scorse. Sì, ci siamo incontrati in questura, ci hanno dato delle indicazioni che però venerdì in prefettura ci confermeranno, quindi vedremo se poi sarà così. Comunque ci è stato chiesto ulteriore rafforzamento sui varchi e qualche piccolo aggiustamento, per esempio in via Giordano Bruno, che effettivamente è una via, non avendo vie di fuga, lì si crea un tappo non piacevole, quindi risolveremo la questione di via Giordano Bruno, qualche aggiustamento nei vari ingressi. Ecco, questo è più o meno quello che ci è stato detto. Vediamo venerdì se tutto questo ci sarà confermato. Ecco. Tutto questo naturalmente avrà anche un costo, adesso i conti si faranno della serva, si faranno un po' alla fine, però questo inciderà in maniera pesante, visto anche le persone che state mettendo sul percorso. Sì, questo qui diciamo è l'unico problema, come ho sempre detto, tutto si fa, però certo l'economia in questo senso è fondamentale. Io insomma spero e sono sicura che il sindaco e le istituzioni ci saranno vicine in questo, perché sennò veramente rischiamo di fare un buco notevole, ecco. Ma purtroppo o così oppure non si faceva il carnevale, di conseguenza sicuramente il sindaco ci starà accanto. Ecco, pensando in prospettiva anche alla prossima edizione, quella dell'anno prossimo, sulla scorta di quella che è stata l'esperienza, un po' la prova del 9 di quest'anno, avrete il polso della situazione anche insomma con un buon margine di tempo? Ma sì, ovviamente, come abbiamo detto e ridetto, il prossimo anno si pagherà, quindi molte problematiche saranno risolte, nel senso che sapremo che ci sono un tot di biglietti a disposizione, finiti quelli si scriverà Carnevale sold out, quindi da questo punto di vista non ci sarà problema. Aggiusteremo la questione bancarelle sul percorso, quindi ormai mi sono fatto un'esperienza che posso organizzare qualsiasi evento.